Siamo con mister Caligiuri della Paolana. Allora, mister, un'ottima Paolana, un punto portato via con grande determinazione e anche delle belle occasioni. Ricordiamo anche, tra le altre, il palo del popolo. Possiamo dire missione compiuta? Sì, compiuta, compiutissima, nel senso che venire qui a fare un risultato positivo che allunga la nostra piccola striscia di risultati è stata una cosa molto importante. Poi credo che il primo tempo abbiamo anche giocato un pochino meglio del secondo, abbiamo avuto due o tre occasioni per far gol anche il primo tempo. Secondo, chiaramente abbiamo sofferto fino alla fine con la forza del Locri che sapevamo, indubbiamente, però un punto meritato, credo, un punto giusto, che ci dà la forza di continuare questo cammino che speriamo poi a fine campionato possa premiarci. Poche giornate fa forse era impensabile, però a questo punto vi trovate ora in attesa delle partite di domani a 4 punti per uscire fuori dalla zona play-out. Ancora mancano 8 partite, mi sembra che la Paolana sia sulla strada giusta per forse evitare anche play-out. È quello che ci auguriamo, noi dobbiamo continuare a lavorare. Io ho trovato una squadra disponibile al sacrificio, disponibile al lavoro, una squadra che mi ha seguito dall'inizio. Ripeto, io penso sempre che sia il campo il giudice, alla fine se ci premia vuol dire che l'abbiamo meritato, però andiamo avanti con coscienza, dando sempre il massimo e cercando, appunto, come ha detto lei, di uscirne fuori se è possibile, altrimenti. Io penso che se i ragazzi continuano con questa determinazione, con questa anche qualità di gioco che stiamo esprimendo, dovremmo farcela, però le ripeto, dipende anche dagli altri, non solo da noi. Mister, un punto classifica alla mano oggi inaspettato. Si pensava che il Locri potesse fare un sobborcone di questa Paolana. Conti fatti, le occasioni le ha avute anche la Paolana, anche se il Locri ha mantenuto un maggior possesso e ha avuto più occasioni. 2 punti persi oppure ci può stare? No, onestamente ci pigliamo il punto, abbiamo trovato una squadra molto organizzata che da novembre ha cambiato tantissimo. Noi sapevamo che questi sarebbero venuti, una squadra in salute sarebbe venuta e avrebbero giocato tutti dietro la linea della palla cercando di attaccare in contropiede. Davanti avevano una Mentola che è un giocatore veloce che ci poteva mettere in difficoltà con le ripartenze, con Longo giocando da sponda. Però come hai detto tu prima, noi abbiamo avuto le nostre occasioni, dovevi essere bravo a sfruttarli, noi li abbiamo sfruttati e ci teniamo bene comunque, ci teniamo stretto questo pareggio e questo partito. Che se non li vinci li puoi anche perdere, perché come ho detto prima, abbiamo trovato una Paolana molto organizzata che è venuta qua, non è che giocavano molto bene, si chiudevano bene e ripartivano bene. Sì, infatti ricordiamo pure il palo del popolo nel Sì. secondo tempo, quindi, ma se proprio vogliamo trovare un appunto, perché alla fine il Locri le sue occasioni le ha avute, a parte la traversa, che quelle, si può parlare di sfortuna, la traversa di Matteo Carbone alla fine, comunque forse un po' di freddezza è mancata nell'ultimo tiro, perché soprattutto nel primo tempo ci sono state un paio di occasioni interessanti, forse ecco, questa mancanza di freddezza qualche rimpianto lo crea. Sì, rimpianti ce ne crea, ma noi pure domenica contro il Gallico abbiamo creato tanto, abbiamo sbagliato tanto sotto porta. Oggi la stessa situazione, non abbiamo finalizzato, ci sta mancando la finalizzazione sotto porta per quello che stiamo creando, però onestamente io ho dei giocatori che oggi ho dovuto risparmiare Siano perché aveva un problema al quadricipite, al flessore, Carbone aveva un problema all'adduttore, mi si è stirato puntoriere. C'ho giocatori, Tripodi l'ho dovuto tenere fermo perché ha avuto un problema alla caviglia, quindi c'ho giocatori che li stiamo gestendo per cercare di recuperare poi in coppa. Matteo oggi non poteva neanche entrare, che è subentrato. Castellano poteva entrare solo 20 minuti e l'ho fatto subentrare. Gianni Libri è un giocatore che mo dovrebbe rifiatare un poco perché è stanco, ma non è un discorso però. Ci teniamo stretto comunque, come ho detto prima, questo punto e cerchiamo di andare avanti. Adesso abbiamo la Coppa dove ci teniamo tantissimo.